Signor Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio di aver sollecitato un intervento in aula su fatti così gravi come quelli che sono accaduti a Santa Maria Capua Vetere. In questo modo possiamo, ci è data la possibilità di condividere con tutto il Parlamento non solo una ricostruzione dell'accaduto, ma soprattutto alcune linee di intervento che stanno maturando al Ministero per agire sulle cause profonde che hanno permesso o quantomeno non hanno impedito fatti così gravi. Reputo che sia nostro dovere riflettere sulla contingenza, ma anche sulle cause profonde che hanno portato un anno fa a un uso così smisurato e insensato della forza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Fatti di questa portata richiedono da un lato una risposta immediata da parte dell'autorità giudiziaria che sta lavorando per accertare tutte le responsabilità penali, ma fatti di questa portata, a mio parere, ai miei occhi, sono spia di qualcosa che non va e dobbiamo indagare, intervenire con azioni ampie e di lungo periodo perché non accada più.